Il mondo cambia, la società chiede comunicazione sempre più spesso. Il livello di base ha bisogno comunque, la parrocchia, la comunità cristiana, di comunicatori che abbiano formazione. Questo corso va in questo senso, anche perché qualche volta ciò che si comunica non è facile. Beh, io parto sempre da una constatazione. Nei secoli, letteralmente nei secoli, la Chiesa è stata maestra di comunicazione. Ha saputo padroneggiare le tecniche che in ogni tempo erano a disposizione degli uomini e delle donne. In questo tempo abbiamo la sensazione che tutto sia più facile, perché tutto è nelle mani di tutti, come mai prima forse, attraverso gli smartphone, i tablet e i computer di cui disponiamo. In realtà sono strumenti che vanno usati con grande consapevolezza e non possiamo dare più per scontato nulla. Un direttore di un grande giornale nazionale, cosa direbbe sinteticamente? Un consiglio a queste persone che sono qui per una serie di lezioni per imparare? Intanto fare una cosa importante, vengono ad ascoltare delle testimonianze. Quello che manca ai comunicatori oggi, dal mio punto di vista, è un'acuta capacità di ascolto. Nel messaggio dell'anno scorso Papa Francesco ci invitava all'ascolto e lo definiva una sorta di martirio. Ecco, credo che sia questa un'immagine che è perfettamente calzante, non per intristirci, ma per capire che ci chiede molto e dobbiamo saper dare molto.